Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Beh, visto qui Frangi, è un giornale di sfilate, di moda, è tutto un bel mondo che mi piacerebbe frequentare. Guarda che hai la messa in casa e neanche te ne rendi conto. Cioè? Io ho vinto fiori di premi, cioè Miss, vabbè, Miss Bellezza, Miss Sorriso, Miss Sei Fantastica, Miss Sei Stupenda, Miss Sei Unica al Mondo, sì, cioè... Così. Quindi tutti questi tesori nascosti, ben celati, mi raccomando, tienili sempre gelosamente conservati. Certo. Ecco. Senti, forse è meglio che ospitiamo delle vere miss, cosa dici? Tu cosa non ti offenderai, non, cioè, sicuramente saprai reggere alla concorrenza. Cosa vorresti dire? Gentili telespettatori, bentornati al Cocktail Music Club. Oggi è una puntata speciale, vero Frangi? Certo, come stai? Sì. Bene, grazie. Tu, Lud? Oggi avremo qui degli ospiti di eccezione che vado subito a presentare. Qui con noi oggi c'è Dino Antoniazzi. Grazie di essere venuto, Dino. Dino Antoniazzi è un organizzatore di eventi, un direttore artistico di una rivista molto conosciuta nel Vicentino che è Valle 20, ma soprattutto un talent scout. Intanto grazie di questo invito a questo bellissimo programma, seguitissimo, ne sento parlare molto. Dino, parliamo subito dei talenti, ecco, di che tipo di talenti ti occupi tu? Beh, tu sai che per talenti il talento parte dal lavoro, dall'artigiano e arriva all'arte, no? All'arte, al canto, alla bellezza, all'indossatrice, alla modella. E abbiamo una manifestazione che si chiama Talentieri Italiano, che premia anche un talento nel lavoro. Poi l'abbiamo fatto questo anche sulla manifestazione della pelle al cuore, che premia il poeta della pelle, che è un personaggio estroso nel mondo pelle, nella moda pelle. È stato premiato, per dirti, fra questi poeti della pelle, Giuliano Stefano Galeazzo di Padova, che realizza le biciclette in pelle, immagina, fa le biciclette rivestite in pelle, poi gli ombrelli, spero, no? Ombrelli in pelle, c'è il telaio, lui lo riveste, ha fatto anche la 500 rivestita in pelle, in primis tu sai che noi valorizziamo la bellezza femminile. Su questo volevo portarti. Allora, oggi ci hai portato qui due talenti che sono queste bellissime signore e hanno anche la fascia, per cui Miss Supermamma, il secolo, come si chiama? Manuela Marchioro. Marchioro. Allora, Miss Supermamma è un titolo che hai avuto durante una manifestazione. Sì. Dino, di che manifestazione si tratta? Ma lei ha vinto questo titolo proprio il 25 di aprile, selezione abbinata a Miss Bontà e Miss Dolcezza, in occasione di una festa, una bellissima festa di paese, la San Zeno in Fiore ad Arzignano. Tra queste abbiamo evidenziato una mamma, che è Emanuele,
perché nella vita fa, oltre al suo lavoro di barista, fa tanto volontariato. Lei con le persone anziane è sempre disponibile quando c'è bisogno. Beh, insomma, è impegnata quindi nel sociale, no? Manuela, ecco. Come si sente lei in questo ruolo, ecco, di venire riconosciuta, oltre che per le cose che fa abitualmente, oddio, anche per la sua bellezza, diciamolo, ecco. Oddio, mi sento... Penso un riconoscimento, insomma, che fa piacere, sì, no? Ecco. E veniamo anche a Giada Lovato, invece, che è Miss Bella Voce. Ecco, sì. Giada, come hai ottenuto questo titolo? Sono stata selezionata dal professor Roberto Clerici, direttore dell'Accademia del Canto di Arzignano, di cui faccio parte. Anche tu come ti senti in questo ruolo? Cioè, ti senti più, diciamo, il tuo valore maggiormente concentrato nelle tue capacità vocali oppure nella tua avvenenza, diciamo così? Che dici, Franci, sono stato un po' impertinente? Un pochino sì, ma tu quando vedi donne non capisci più niente, quindi... Beh, insomma, dai, fa piacere, no? Essere riconosciuti, sì, per una cosa, sì, e per l'altra. Tornando allora alle iniziative, agli eventi che organizzi, Dino, tu sei un po' un animatore, un po' delle serate mondane vicentine, possiamo dirlo? Diciamo che, sai, le serate una volta, insomma, quando io ero, ho fatto degli anni nella mia vita che sono stato responsabile proprio per il Veneto, io di Miss Mondo, Miss Grand Prix, c'era quel tempo, poi Reginetta della Canzone, altre manifestazioni, insomma, ufficiali, allora si giravano i locali e i locali stessi facevano queste, ci tenevano soprattutto nelle località turistiche ad organizzare questi eventi, insomma, ricordo l'isola di Albarella. Quindi sei sempre trovato un po' in queste situazioni? Certo, gradevoli sicuramente, perché quando si sta, insomma, immersi nel bello, diciamo, nel così bello si sta sempre bene. Normalmente si associa un po' l'aspetto della manifestazione, della elezione, della mia con tutte le varie sfaccettature, ecco, la Miss Eleganza, Miss Bella Voce, Miss Supermamma, ecco. Talvolta si associa questo un pochettino ad un mondo un pochettino leggero, un po' frivolo, mentre invece questo rappresenta per il nostro paese soprattutto una delle poche, diciamo, attività che ha un grande gettito economico, ecco. Adesso com'è la situazione? Beh, è ancora così florido? Ti dirò che, beh, il grande concorso nazionale, tu sai qual è, che sicuramente ancora questo un concorso che va avanti, insomma, e che però avrà anche i suoi sponsor, tutto quanto. Per noi manifestazioni invece più piccole, così, sai, è sempre difficile soprattutto farle sponsorizzare, farle, mandarle avanti, perché, insomma, per quanto poco organizzare qualcosa, però sono molto sono seguite, anche costi, no? Però sono seguite, sono seguite dal pubblico, perché le manifestazioni popolari piacciono. Poi io credo che un bel binomio è sempre stato anche donne e motori, gioie e colori. Spesso difatti in occasione anche di raduni di auto, una bellissima manifestazione che io ho fatto un po' d'anni fa con un amico di San Bonifacio, che purtroppo adesso non c'è più, è Luigi Albarello, mi piace però ricordarlo in questa occasione, era Bellezza in Auto, una manifestazione con c'erano una quindicina d'auto d'epoca e 15 Miss. E con questo tour di auto d'epoca con le Miss abbiamo girato tutto l'est praticamente veronese, ma anche arrivando al confine col Vicentino, no, nella zona. E dove ci si fermava la cantina, la casa vinicola, che regalava poi una bottiglia ai conduttori delle auto d'epoca, a questi appassionati di auto storiche bellissime, belle anche da vedere, e anche una bottiglia magari o l'assaggio per tutte le Miss. Poi sì, so che abbiamo visitato una casara che produce formaggi, le vecchie casare storiche, anche lì hanno dato l'omaggio a tutti comunque, la gente che aspettava l'arrivo di queste auto e di queste Miss. È una manifestazione che comunque vorrei rimettere in piedi proprio quest'anno. Sto magari associandolo, che ne so, un percorso gastronomico. Percorso gastronomico, bella idea. Gastronomico, beh, ecco, se quando lo organizzi invitaci. Allora, Manuela, è cambiato in qualche modo la sua vita quando ha ricevuto questo titolo? Come la vedono i suoi familiari, le sue amicizie? Ma come sempre.
Come sempre, non è cambiato niente il livello di divertimento per me. Non sì. è che. È una cosa che ha preso un po'. Sì, mi piace sì. ogni tanto, magari se ho tempo gioco, ci vado per gioco, ecco qua. Però insomma è un bel riconoscimento. Sì, sì, certo, soprattutto diverso, se io. Guadagnato un po' su questi valori di cui ci parlava prima sì, sì, Dino. Una bella cosa. Direi che a Miss Bella Voce è giunto il momento di farci ascoltare qualche cosa. Cosa ci fai sentire, Giada? Io sono per te l'amore di Emma. Ah, bene, è un pezzo anche impegnativo. Prego, prego, allora se vuoi prepararti. Ecco, allora Giada Lovato, Miss Bella Voce, ci fa ascoltare un pezzo di Emma. Io sono per te l'amore. Davvero vuoi convincermi che tutto è stato inutile tra noi? E incasso anche quest'ultima tagliente tua bugia. Se non ci fosse questa maledetta nostalgia, che ci rende ridicoli, orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi, è stato un brutto sogno, vienimi a svegliare. Parla pure piano, ma dimmi che senza di me tu non puoi stare. Stringi pure piano, ma quanto basta per poter capire che non se ne andrà l'odore, che io son per te l'amore. E raccontare estranei di tutti i fatti miei su noi, rivivere gli stessi giorni da una fotografia. Se non ci fosse questa maledetta nostalgia, che ci rende ridicoli, orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi, è stato un brutto sogno, vienimi a svegliare. Parla pure piano, ma dimmi che senza di me tu non puoi stare. Stringi pure piano, ma tanto quanto basta per poter capire che non se ne andrà l'odore, che io son per te l'amore. Parla pure piano, ma dimmi che senza di me tu non puoi stare. Stringi pure quanto basta per poter capire che non se ne andrà l'odore, che io son per te l'amore. Amici del Cocktail Music Club, con gli occhi luccicanti, un po' di commozione della Frangi, ringraziamo Giada Lovato per questa bella interpretazione, complimenti ancora, ma ci fermiamo per qualche istante, amici, per dare la linea alla regia, ma torneremo presto al Cocktail Music Club con Dino Antoniazzi, Manuela Marchioro e Giada Lovato. Così accoglienti da sentirti a casa.
così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Music Club in compagnia di Dino Antoniazzi e due splendide Miss, Miss Supermamma e Miss Bella Voce. Allora, abbiamo visto prima, Dino, delle tue manifestazioni che animi un po' in Vicenza, in provincia e non solo. Ecco, quali sono un pochettino? Qui abbiamo una carrellata anche di foto, di ricordi. Quali sono le manifestazioni che hai curato, quelle che ti hanno dato più soddisfazione e quelle che stai curando adesso? Sergio, a dire la verità, tutte quante danno soddisfazione, no? Anche le manifestazioni più piccole, però dove vedi, dove incontri anche nelle feste di piazza, così la gente autentica che ti segue, che ti ferma alla fine, poi a loro anche le Miss le vogliono conoscere, qualche bambino chiede anche l'autografo. Manifestazioni così nelle feste di piazza, nelle cosiddette sagre, sono aperte a tutti, no? Mentre nelle discoteche le serate erano vietate l'ingresso ai 16 anni e c'erano solo giovani, qualche genitore che accompagnava magari le ragazze più giovani per la sfilata. Però la poi figlia al primo ballo, Frangi, tu te lo ricordi ancora il tuo primo ballo accompagnata da papà? Certo, sì, il mio debutto in società, sì, me lo ricordo ancora, l'anno scorso è stato. Vorrei fare una domanda a Manuela, ecco, mi incuriosisce, mi affascina allo stesso tempo come sia riuscito Dino a convincerla a partecipare ad una manifestazione di Miss. Mi racconti com'è successo? A dire la verità, mi ha trovato in un periodo veramente un po' di crisi che mi ero lasciata quel ragazzo. Ma secondo me aveva delle chance. C'è un pochettino anche in tutti noi un pizzico di leggero, insomma, esibizionismo, no? È ovvio, è normale quello. Perché certo, il gioco, certo, è simpatico, certo. Ognuno, insomma, promuove la propria immagine, poi soprattutto delle splendide donne, e chiaramente promuovono un po' certo, quello che certo, hanno. Certo, Sergio. Poi sai, noi, per i maschi magari ci sono le gare ciclistiche, ci sono le partite di calcio dove fanno vedere, mentre invece per le, cioè, beh, per carità, lo sport c'è anche nelle donne, no? La pallavolo e tutto il resto, certo, e tutti gli altri sport, però magari un'opportunità in più ce l'hanno perché c'è questa voglia di sfilare. Ma noi siamo più fortunati perché possiamo assistere alle manifestazioni sportive, ai motori, e con donne, com'è che dicevi? Donne, motori, gioie e colori. Ma attenzione, sono arrivata un po' a rinfrescare della puntata del Cocktail momento Music più Club. Bello, sono la terza succede, Miss Franci? Della serata che è arrivata finalmente. Sento. Cocktail Music Club, c'è questo momento, diciamo, rituale in cui la nostra magnifica bartender si produce in un ottimo cocktail. Allora, intanto vorrei dire che oggi mi sento la terza Miss. La terza Miss. Sì, bene, infatti io vorrei proporre a Dino una cosa. Non è che potremmo istituire il premio, che secondo me parteciperebbe un sacco di gente, Miss Pazienza 2017, Miss Pazienza. Che io potrei vincerlo per Miss la sopportazione. Pazienza. Per la sopportazione nei confronti di Lud. Spero che Dino non si presti ad una cosa del genere. È una bellissima idea, comunque, Sergio. È una bella idea perché la pazienza è. Beh, è importante, no? Non la dico virtù dei che forti, capito? Non la virtù dei forti. Continuamente. Allora io direi che gliela consegniamo
premiamo la fascia di Miss Pazienza, però voglio un bel applauso. Cosa ti tocca vedere? Cosa ti tocca Vorrei ringraziare la mia famiglia. Chi vogliamo dedicare? Dedico questa vittoria a tutte le donne che tutti i giorni portano pazienza e sono costrette a subire soprusi e fatiche. Il tale scout ha diritto al bacio. Sì, beh, certo. Ma certo, tre anche la corona. Anche la corona. Tu sai che però io la corona la vorrei fare indossare dal nostro mitico Sergio. No, dai, non dai, Sergio. Grazie a te, che Sergio è per forza. Stavolta. E grazie a te che ho vinto questo premio. E grazie a te se ho vinto questo premio. Poi facciamo i conti, Te lo sei inventato. Vero, vero. Bel applauso. Una cosa che mi tocca subire. Vabbè, almeno insomma, dopo tutta questa cerimonia, cocktail. Ecco, vediamo. Allora, il cocktail di questa sera è un cocktail dedicato alle donne, ovviamente. Dino ne ha viste tantissime, bellissime, bravissime. Beato quindi, beato lui, tu ti tieni quello che c'hai e niente io da fare. La mia miss. Esatto, il cocktail di oggi ha due ingredienti base, sì? Che sono due essenze della donna, della femminilità. La fragola, che è dolce, succosa. Ma lo zenzero invece che è un po' piccantino. Ah, quindi il morbido da mordere e il piccantino, interpreto bene? Sì, sì, interpreta. Prima servo le mie signorine, signore, e dopo i miei uomini qua. Enjoy your drink. Vado, grazie, vado a firmare autografi. Sì. Grazie comunque, grazie. Possiamo fare anche il brindisi, va fatto. Beh, certo. Che quindi buono. A tutte le miss del mondo, di tutti i tipi. Ma soprattutto a tutte le miss buone. Bene, allora direi che insomma la Frangi si fa perdonare con i suoi cocktail. Ma torniamo a noi, Dino. Ecco, tu associ spesso questo aspetto, diciamo, produttivo, sociale, anche economico, con l'evento, no? Con questa manifestazione in cui c'è una esposizione anche del bello, del talento, quindi sia della bellezza femminile nelle miss, ma anche appunto dei talenti, della voce, di altre abilità. Ecco, cos'è che stai preparando adesso? Beh, la manifestazione è abbinata al mondo pelle, dalla pelle al cuore. Ecco, dalla pelle al cuore. Sto vedendo proprio di trovare un'ubicazione, un comune che ci ospiti nella nostra zona con la manifestazione. Abbiamo delle idee in testa per rinnovarla quest'anno alla grande. È una manifestazione che premia dei titoli invece abbinati alla moda pelle, non solo insomma alle tendenze moda, ma anche all'artigianato, al lavoro della pelle, anche con degli articoli un po' particolari. Particolari, no? Perché c'è questo prima. Premio, no? Che è nato proprio, questo premio è nato a Chiampo, perché Chiampo è il paese di Giacomo Zanella. Tu sei uno studioso anche del folklore, della storia locale del Veneto, Sergio, no? Quindi conosci il poeta Giacomo Zanella. Fatto la scuola media alla Giacomo Zanella. Per cui è solo per questo, lo conosci per questo, però sincero. È originario, è nato a Chiampo, da lì è nato il titolo di poeta della pelle, che va a questo personaggio estroso che realizza cose esclusive nel mondo pelle. Non solo un personaggio, l'anno scorso per esempio ad Arzignano il premio è stato vinto dalla scuola veneta di pelletteria, che è il CFP di Chiampo, la scuola d'arte e mestieri, che per la parentesi proprio pelletteria si chiama scuola veneta di pelletteria, ha vinto il premio di poeta della pelle. Quindi avevano creato tutte le borse particolarissime, le borse della sfilata. Queste sono le borse che hanno sfilato. Ecco, ma alle miss Giada, vorrei chiedere questo, che scuola è che frequenti, con che maestro? Allora, io frequento l'Accademia del Canto di Arzignano, diretta dal professor Roberto Clerici. Mm.
Quindi anche questa, insomma, una realtà locale che produce insomma, dei talenti. Talenti, no? Talenti. Ecco. Questo aspetto qua talvolta un pochettino contrasta un po' la coscienza, questa è una domanda un pochettino più filosofica, se mi consenti, ma secondo te l'edonismo, ecco, il fatto di, diciamo, di avere attenzione verso il bel vivere, ecco. L'edonismo, ma dai, bel no, vivere, il bel vivere effettivamente è un modo diverso per dire, insomma, questo che poi tutti ricercano, alla fine si lavora, si costruisce, si fa poi per avere anche un momento. Guarda, di, Sergio, no, soprattutto in questi tempi, no, che sono tempi poco generosi, perché diciamo che si respira un po' un'atmosfera sempre più... È vero, anche, ecco, psicologicamente. No, psicologicamente. Allora abbiamo bisogno di caricarci, abbiamo bisogno di manifestazioni che ci trasmettano positività. Perché anche non è facile riuscire ad animare degli eventi, perché devi avere un pochettino in mano anche la capacità un po' di elevare il tono emotivo, no? Il fatto di... Quali sono le tue leve? Ma secondo me credo che qualche bella battuta, qualche ospite anche importante che ci rallegri un attimo magari dal mondo cabaret, oppure poi abbiamo quella manifestazione, ecco, lì che ti ho detto, su questo, il no? Brillo, no? Il Brillo Parlante. Il Brillo Parlante. Che voglio andarci. Voglio ha andare. Avuto un certo successo perché prima di tutto ha reso protagonisti dei barzellettieri che magari non erano molto conosciuti, però poi hanno raggiunto proprio grazie a questa manifestazione invece un certo successo. Manuela, ha voglia di raccontarci il suo sogno nel cassetto? Oddio. La domanda così, oddio, a bruciapelo. Ma sogno sul cassetto che sono un po' grandicella, non ne ho sinceramente più di tanto. No, non ci no, credo, perché ho già... non si può stare senza sogni. Sono tranquilla, contenta così. Quindi insomma le andrebbe bene che almeno le cose continuassero così, perché sì, non è neanche se magari va qualcosa meglio non mi dispiace, però in realtà non mi posso lamentare. Ha avuto anche dei momenti di gloria, cioè possiamo dirlo, per cui... Io sto bene così, molto sinceramente. Bene. E Giada invece? Il tuo sogno nel cassetto qual è? Beh, sicuramente magari avere un futuro nel campo della musica. Qual è la persona nella quale ti immedesimi oppure che hai più simpatia, più feeling tra cantanti? A me piace molto Emma Marrone. Trovi delle affinità anche nella tua vocalità? Sì, un po' sì. Cosa dici, Frangi? Facciamo cantare ancora un brano a Giada? Sì, così. Dai. Cosa ci fai ascoltare? La canzone di Marinella di Fabrizio De André. Che però è stata rifatta per X Factor, quindi bene, faccio bene questa versione qua. Bene, prego. Bene. Prego. E allora al Cocktail Music Club Giada Lovato che interpreta la canzone di Marinella. Prego. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, e c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose. Bene, bene,
qui al Cocktail Music Club è una fucina di talenti, e grazie soprattutto a Dino Antoniazzi che oggi ci ha deliziato di questi due talenti che lo accompagnano. Allora, qui il tempo è tiranno e quindi il nostro tempo a disposizione, ma solo per oggi, è scaduto, e quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori per seguirci al Cocktail Music Club. Saluto la Frangi, Miss Pazienza, eletta oggi sul campo, Dino Antoniazzi, le signore Manuela Marchioro e Giada Lovato. Grazie a tutti e arrivederci al Cocktail Music Club. Grazie, grazie. Ciao. Ciao a tutti.